Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, ovviamente. Oggi siamo qui, come avete letto sicuramente dal titolo, per andare a provare insieme il Velvet Matte Lipstick di Essence. Questa fa parte sempre della nuova famiglia di lipstick di Essence. Io in particolare ho preso la tonalità 10, che è questo bellissimo malva nude da per tutti i giorni. Andiamo a vedere insomma insieme come si comporta. All'interno troviamo 3,8 grammi di prodotto, 12 mesi di durata ed è un lipstick appunto opaco, un rossetto opaco. Io vado insomma con l'applicazione e vediamo un attimino se mi delude oppure se non mi delude come sempre. Eccoci qua, rossetto applicato, dovrebbe diventare matte, non è no transfer ovviamente perché è un rossetto, è un lipstick, quindi dovrebbe diventare opaco. Secondo me rimarrà tipo così, si opacizzerà un altro pochino, ma non sarà ovviamente come una tinta labbra. È super confortevole sulle labbra, come tutti i rossetti di Essence, che a me piacciono un sacco, soprattutto in queste colorazioni, gli scuri un po' meno. Sono per tutti i giorni, anche quando non avete voglia di caricarvi gli occhi, come ho fatto io in questo caso. A proposito, se vi siete persi il video di questo trucco, io ve lo lascio qui nel pallino informazioni. Con solo un po' di mascara e un po' di questo rossetto, cioè andate, state a posto, siete in ordine. Mi piace un sacco perché è stramorbido, la quantità di prodotto all'interno è abbastanza, devo dire, cioè è un bel rossettone. Cioè questo vi dura tanto secondo me. La durata io adesso non ve la so dire, ma sicuramente ve la dirò più in là, vi farò tipo un aggiornamento su tutti questi prodottini che ho provato. Io vi lascio anche gli altri magari giù nell'info box della stessa categoria. Ho provato anche i Color Boost, insomma, sempre di Essence, ho provato in due colorazioni, quindi ve li lascio giù linkati nell'info box. Il mio voto per questo lipstick è un bell'8. Io gli do un bell'8 perché secondo me vi posso confermare che non si mattifica più di tanto, cioè questo è il massimo che possiamo riuscire ad ottenere, secondo me. Ma gli do un bell'otto perché secondo me durano tantissimo durante la giornata. Io avrò modo di testarli, questi li ho appena comprati, cioè li ho presi ieri e non volevo aspettare per tenerli là e non utilizzarli, volevo subito fare il video, ma sicuramente vi farò sapere, state tranquilli. Spero che questo video vi sia piaciuto, come piace a me girare questi video. Adesso facevo cadere lo specchio. Un bacio grande e noi se vi va ci vediamo con un prossimo video. Ciao!